Eccola, salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, dobbiamo tornare a parlare di una situazione molto particolare. Ora, io non sono mai stato molto interessato all'essere un leccasedere, nel senso non mi è mai piaciuta sta cosa. Quindi il video che faccio oggi è espressamente dedicato ad un altro tema rispetto a quello che gli altri vorrebbero che io affrontassi, quindi voglio andare ad affrontare qualcosa con voi in maniera totalmente razionale, cercando di andare oltre il concetto di gioco, risultati, allenatore, cioè andando oltre, cercando di affrontare un discorso diverso. Faccio una piccola premessa prima di iniziare a parlare. Per come la vedo io, a fine della scorsa stagione, quindi vi ricordate quando è finita la scorsa stagione, per me, e io l'avevo detto anche in un video, si doveva cambiare allenatore, cioè per me l'allenatore doveva essere cambiato, ma non perché io non apprezzi Allegri come allenatore, perché io Allegri lo rispetto, a differenza di molti tifosi, lo apprezzo, conosco i limiti di Allegri e li comprendo, perché comunque non è che sono uno di quelli che mette questi e mette ad insultare gli altri. Però al tempo stesso, per una serie di motivi, fra cui la rosa, il modo di giocare, il fatto di non dare scudo, ho detto cambiamo allenatore. Purtroppo la Juve ha deciso di tenersi Allegri, quindi ha avuto una sua idea personale. Per ora dobbiamo parlare di altro, ok? Dobbiamo parlare di un sacco di situazioni che vi devo appunto raccontare. Ovviamente, raga, che dovete fare? La prima cosa che dovete fare, ovviamente, è semplicemente andare qua sotto, clicca su, mettete prima iscriviti, poi like, solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Ragazzi, mi raccomando, se non attivate la campanellina non vi arrivano mai le notifiche, quindi fate questa cosa. Se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social per rimanere, ci sono delle pagine, insomma, voi sapete bene quali sono. Allora, faccio una piccola premessa. La Juventus attuale è una squadra per cui diciamoci la verità, la quale non ha nulla di ciò che noi vogliamo, nel senso non c'è un allenatore come quello che la tifoseria vuole, non c'è una squadra come una rosa come la tifoseria, quindi una serie di giocatori come quelli che vuole la tifoseria, poi ci sono i tifosi, quelli, i sognatori, diciamo gli ingenui che credono di avere una squadra super competitiva, ma io ti ripeto, per me sono in errore. Ora il discorso è molto semplice. Io credo che alla fine della stagione, o comunque prima o poi, sto Allegri deve andare via, no? Ok? Ora, se noi abbiamo perso delle partite quest'anno, per adesso abbiamo perso contro il Sassuolo. Io non so quando pubblicherò questo video, poi insomma, probabilmente lo pubblicherò dopo, però comunque vale anche per dopo. Io sento delle follie a destra e a sinistra. Allora, abbiamo vinto contro la Lazio 3-1, la gente era innamorata di Allegri. Ah, avete visto, Allegri quest'anno se gioca in maniera diversa, ma è merito di Magnanelli, no? Allegri non c'entra niente, eccetera, eccetera. Settimana dopo, stessa rosa, stesso tipo di gioco, stesso modo di giocare, si è perso 4-2 contro il Sassuolo. E quindi le stesse persone che avevano detto, io voglio che Allegri resti, ah, che bravo Magnanelli, è perché Allegri quest'anno ha fatto cose diverse, automaticamente hanno cominciato a dire il contrario, dicendo che questo se doveva andare via, che quello non valeva niente, che la rosa non valeva niente. Allora, dove sta la verità in tutto questo? La verità delle cose è che le persone sostanzialmente ingenue e poco rapide, per me, sono persone che purtroppo cambiano idea ogni 5 minuti. Cioè, se vince va tutto bene, se perde va tutto male. Invece io credo di essere una persona, insieme a voi, sempre stata molto chiara. Se si vincono tre partite di fila, non è che la Juve è cambiata. La Juve per me rimane una squadra non grande, rimane una squadra per me fatta male, rimane una squadra non adatta a vincere uno scudetto per una serie di ragioni, perché le squadre adatte a vincere lo scudetto sono squadre che all'interno della propria rosa hanno giocatori di qualità, ma anche elementi di grandissimo spessore. Noi ne abbiamo pochissimi. Okay? E la storiella del dare la colpa al solo allenatore regge, certo che regge, ma non è che noi abbiamo avuto Allegri dall'inizio alla fine. Noi Allegri l'abbiamo ripreso dopo 2 anni all'interno dei quali noi avremmo dovuto
insomma, vincere tutto, no? Io mi ricordo, no? Vinciamo tutto, abbiamo Ronaldo. È arrivato Sarri, ha vinto uno scudetto di rendita, è arrivato Pirlo, ha vinto Supercoppa e Coppa Italia, ma come li ha vinti però? Li ha vinti trascinati da Cristiano Ronaldo. Non è che li ha vinti perché c'era un gioco bello, fantastico, straordinario, in cui i giocatori seguivano. Giocavamo di cacca anche lì, facevamo schifo anche lì e perdevamo anche lì. Era che avevamo uno spogliatoio diverso. Avevamo una rosa diversa, avevamo uno che ci risolveva i problemi. Perché tutto questo è difficile da capire per il tifoso medio? Perché non si rende conto che attualmente la Juve è una squadra da terzo o quarto posto in classifica e si pretende, quando c'è questo qui, di vincere tutto, quando ci sono gli altri invece c'è bisogno di tempo? Cioè, perché io non riesco a capire questa cosa? Per me Allegri doveva essere mandato via alla fine della scorsa stagione, ma il contesto in cui voi vi muovete e le cose che si dicono per un like in più o per una visualizzazione in più mi stanno francamente rompendo le palle. Cioè, siamo arrivati ad un punto in cui le mie palle sono le mie gonadi, io non faccio nulla, ripeto, non voglio fare nulla e non sto dicendo nulla di particolare, ma siamo arrivati a un punto in cui te lo posso dire che comunque ho comunque le cose, i testicoli schiacciati, ok? Le balls, le mie sfere rotte sotto una pressa, perché comunque è un continuo cambia idea. Allora uno deve prendere una posizione: o Allegri è bravo o non è bravo. Per me un allenatore che con una rosa competitiva ti ha già vinto tutto quello tranne la Champions che ti poteva vincere, comunque è un allenatore che vale. Per me, quindi, il problema principale per me non sta sulla panchina, visto che tre allenatori diversi dicono tutti la stessa cosa, ma sta nei giocatori in campo. Ora, si può anche far passare il messaggio mediante il cui noi abbiamo una rosa straordinaria, ma una persona che conosce di calcio sa che non è così. E non è che è un'opinione mia. Perché se gli altri giocano con Lautaro e giocano con Teo e lasciamo perdere Teo, ma Lautaro con Thuram, prende l'Inter come esempio, con Barella, eccetera eccetera, e tu gli unici giocatori da Juve ce li hai lì davanti che sono Chiesa e Vlahovic, e poi giochi con Miretti che c'ha 20 anni e non è capace di farti un passaggio dritto, con Rabiot che fa una partita buona e l'altra non la fa buona, con giocatori come Gatti che è bravo, lo dico, ma ovviamente non è che tu da Gatti 2 anni fa al Frosinone puoi pretendere che sia Chiellì. Questo te sto dicendo, è gente che è la prima volta che gioca ad alti livelli. Come ve lo devo far capire? Io spero che arrivi un allenatore nuovo a fine anno, perché Allegri si deve levare dalle scatole, perché la gente in campo deve smetterla di avere giustificazioni. E anche i tifosi stessi, noi tifosi, dobbiamo smetterla di avere giustificazioni, perché quando arriverà un altro allenatore, e se arriverà un altro allenatore, e se con l'altro allenatore la rosa giocherà male comunque, farà errori comunque, non vincerà lo scudetto comunque, ma sta rosa qua però non è che se ne va Allegri e compriamo 3-4 top player, che tanto non ce li possiamo permettere. Allora, se questa rosa qui non va neanche con un altro allenatore, allora io ti dico: cavolo, però raga, la colpa non è dell'allenatore che ci sta o di quello prima, ma la colpa è la vostra che andate in campo. Cioè, in campo, ragazzi, vanno i giocatori. L'idea che il giocatore sia telecomandato dall'allenatore ve la dovete prendere dalla testa, ve la dovete togliere e basta, perché non è così. Tu puoi avere tutti il gioco, le idee del mondo, se queste idee non vengono collegate ai giocatori è inutile. La gente migliore è quella che... Dicevo, ragazzi, prima che mi si interrompesse il video, che la situazione è questa. Allora io dico una cosa: è giusto che vengano fatti notare i problemi dell'allenatore. È giusto che si dica che le responsabilità ce l'ha anche l'allenatore, perché non è che noi possiamo dire l'allenatore non c'entra niente, raga. Lui è puro, è innocente, non c'entra niente. Mai detto, ok? Ma un conto è dire: no, la squadra sta a posto, c'è sta nessun problema, con un altro allenatore sta squadra arriva prima. Ah, raga, parliamoci chiaro: sei inferiore al Milan, sei inferiore all'Inter, sei inferiore anche al Napoli, punto. Il fatto che il Napoli stia giocando male o che stia giocando in maniera sbagliata è derivato dal fatto che stanno cambiando metodo con un altro allenatore, e quindi Spalletti aveva preso una propria consapevolezza, anche se il Napoli l'anno scorso, lo scudetto che ha vinto, diciamoci la verità, l'ha vinto anche per altri fattori.
Va bene, ma tu hai oggi delle individualità, tolti Vlahovic e Chiesa, forti in tutti i reparti? Non ce li hai. È inutile che dici che ce li hai. Chi sono le individualità forti in tutti i reparti? Miretti, McKennie, Rabiot, Danilo a 34 anni, Bremer a 26 che deve dimostrare tutto ancora, 26 anni c'ha Bremer, non ha dimostrato niente ancora. Milik è una cosa importante, UEA è una individualità, è una squadretta, è una squadra da terzo al limite quarto posto. Quello è, e già te va bene, già te va bene. Non siamo più forti della Juventus che fu anni fa, quella dei settimi, non siamo più forti di quello, abbiamo solo Vlahovic e Chiesa in più. Non è che due giocatori ti spostano una squadra. Questo ti sto dicendo, se c'hai una difesa dove la metà dei concorrenti non ha mai partecipato a una difesa a tre e te sto a chiedere uno che gioca e non me lo compri, c'è un centrocampo senza un mediano, Locatelli, proprio, vabbè, guarda, è una cosa, questa è da studiare, sta cosa, questa è una cosa da studiare proprio, è da studiare Locatelli, è da studiare. Ok? E ci siamo capiti da questo punto di vista. Mezzali che si inseriscono, niente. Esterni a destra, solo UEA. McKennie che non è manco un esterno. A sinistra, bene, Cambiaso, Ealing e Kostic. Ealing è un ala, non è un esterno, quindi non può giocare in questo modulo. Infatti lo sta riadattando. Kostic, 30 anni, mai stato in un grande club, buon giocatore, tutto quello che te pare, ma è sempre quello, un giocatore discreto, punto e basta. Cambiaso è l'unico decente, perché Ealing è un'ala, quindi Ealing esterno basso non ce lo vedo, io lo vedo più ala, più avanzato in un modo attacco a tre, perché esterno basso che fai? Ti fai fare tutta la fascia Ealing, che è un'ala pura? Cioè, non è questo il discorso. La verità delle cose è che la gente per due like si vende pure il sedere, capito qual è il discorso? Uno si vende pure gli organi genitali per due like oggi. Quindi, quando tu non sai quello che devi dire, e quando stai... Io rispetto l'opinione di chi dice... Per me va cambiato allenatore, perché io sono il primo che ti dico avrei cambiato allenatore. Non rispetto l'opinione di chi dice la colpa è tutta dell'allenatore. E spesso sono colleghi che dicono che ormai si sono imparati la poesia, non sanno di che cosa devono parlare, non sanno che cosa vi devono dire, non hanno idea di come parlare di calcio, perché se li metti a analizzare una partita non sono manco capaci di capire quello che vedono, e quindi ti dicono è colpa dell'allenatore. Così il tifoso medio sta contento, continua a vivere nell'inganno che la squadra sia tranquilla e perfetta. E quindi diamo tutte le... Tanto la stessa cosa si è fatta con Sarri, la stessa cosa si è fatta con Pirlo. Io mi ricordo i tempi di Pirlo in cui si diceva la squadra è competitiva, c'è anche Ronaldo, come fa Pirlo a non arrivare in Champions qualificato? Praticamente non ci arriva mai in Champions da qualificato, perché all'ultima giornata Pirlo come ci è arrivato in Champions? Con qualcun altro, non ci è arrivato perché la Juve ha fatto i punti necessari. Dicevo ragazzi, prima che mi si interrompesse il video, che la situazione è molto particolare, comunque non va presa di petto, le responsabilità vanno sempre e comunque divise. Una persona intelligente divide. Una persona che ha una serie di ragionamenti chiari, è una persona che secondo... Poi ovviamente... Ognuno libero di fare quello che vuole, ci mancherebbe altro. Una persona intelligente, anche dato visto quello che abbiamo visto, divide. Perché anche quest'anno la Juve non sta giocando male all'interno delle varie partite. Ci sono state delle prestazioni non idonee, vero, ci sono state delle situazioni, sicuramente delle gare in cui non si è giocato come si deve. Però è vero anche che stiamo cercando di fare qualcosa di diverso. Stiamo cercando di lavorare su qualcosa di diverso, stiamo cercando comunque di avere qualcosa di diverso. Allora, la buona volontà c'è, c'è qualsiasi tipo di diverso modo di fare. Il problema principale attualmente è quello che riguarda, secondo me, la testa della squadra, su cui deve andare a lavorare lui. Perché non ti sto dicendo che lui non ci deve andare a lavorare, ma manco puoi prendere l'allenatore e dire tutta colpa è l'allenatore, punto e basta. Cioè, è un ragionamento troppo, troppo veramente infantile, troppo ignorante, perché non può essere colpa di uno solo se tutti quanti vanno male, capito? Perché se no basterebbe cambiare allenatore, qualsiasi, poi giustamente a fine anno, per me se non porta risultati può andare, non ti sto dicendo lo devi tenere, chi se ne frega, e me non sono tifoso del singolo, io sono tifoso della squadra, manco te devi mettere a dire che è tutta colpa di quello, tutta colpa di quell'altro, tutta colpa di quest'altro, cioè per come la vedo è... Per come la vedo è, donate ragazzi l'abbassamento di voce, è veramente un errore.
fatemi sapere un pochino voi nei commenti cosa ne pensate, perché voglio conoscere un pochino il vostro parere.